Anticipazioni Terra Amara, puntate turche. Zuleyha incastra Demir Uncar. Terra Amara è stata sospesa temporaneamente e dovrebbe tornare presto sui palinsesti Mediaset. Intanto in Turchia la soap ha già chiuso i battenti e per questo motivo se ne conoscono già quasi tutti gli sviluppi. In particolar modo, nelle prossime puntate che si vedranno in Italia, Zuleyha riuscirà ad escogitare un piano che coinvolgerà anche Sermin. In questo modo la ragazza incastrerà la cugina, ma anche suo marito e sua suocera. Come in parte si è già visto nelle puntate andate in onda in Italia, Zuleyha si è molto avvicinata a Sermin, dopo l'omicidio di Veli. L'Altun, apparentemente, ha cominciato a fidarsi della cugina, ma come si scopre nelle puntate turche, in realtà la protagonista ha un piano ben preciso in mente. Stanca del fatto che, malgrado il suo comportamento positivo, nessuno si fidi più di lei, Zuleyha decide di prendere in mano la situazione. Si reca a casa di Sermin e chiacchierando con lei, rivela di avere intenzione di fuggire, con il piccolo Adnan al seguito, andando ad Istanbul. Sermin finge di essere solidale con lei, dice che manterrà il segreto e che capisce bene per quale motivo voglia allontanarsi dalla famiglia Yaman. In realtà, però, l'intenzione della moglie di Sabahattin è quella di comunicare il prima possibile quanto ha scoperto ad Uncar e Demir. In questo modo la donna spera di riconquistare la fiducia da parte loro che ha perso da un po' di tempo. Tutto, però, va secondo i piani di Zuleyha e, nel giorno concordato, lei si allontana di casa con una borsa grande e con il piccolo Adnan al seguito. Sermin si assicura che effettivamente la Altun si sia allontanata da casa e che abbia portato con sé sia il bambino sia i suoi effetti personali. Dopo aver avuto conferma di questo, senza esitare Sermin si prepara a riferire tutto al resto della famiglia Yaman. Sermin, non trovando Demir a casa, si mette in contatto telefonicamente con lui, mentre si trova in ufficio con la madre. La moglie di Sabahattin comunica al cugino che Zuleyha è fuggita. Demir e Uncar, quindi, scoprono nello stesso momento che Zuleyha sta cercando di scappare. Madre e figlio, quindi, si recano immediatamente all'aeroporto, certi che la Altun si trovi lì e che stia per partire alla volta di Istanbul. Nonostante la cerchino disperatamente per molto tempo, però, non la trovano e giungono alla conclusione che non sia lì. Demir e Uncar, quindi, tornano alla tenuta, dove incontrano Sermin nel tentativo di raccogliere ulteriori dettagli su dove possa essere andata Zuleyha. Proprio mentre avranno sparso la voce della scomparsa della ragazza, Demir viene raggiunto da una telefonata. Si tratta della moglie di Cengaver, da tempo diventata cara amica di Zuleyha. La donna informa Demir e Uncar che la Altun è andata a trovarla e che si trova da lei dalla mattina e non ha mai avuto intenzione di fuggire con il bambino. A questo punto, quindi, con una sola astuta mossa, Zuleyha capisce di non potersi fidare di Sermin e al contempo fa perdere tutta la fiducia alla donna da parte di Demir e Uncar. Una volta rientrata a casa, inoltre, la Altun riceve le scuse di suo marito e sua suocera, che si erano sbagliati a non darle fiducia. Zuleyha, quindi, approfitta dell'occasione per fingersi offesa ed invita Demir e Uncar a darle più libertà e maggiore fiducia. Voi che cosa ne pensate? Credete che questa strategia sia vincente per Zuleyha e che la aiuterà ad ottenere maggiore fiducia da parte di Demir e Uncar? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.